L'altra radio. Bella da ascoltare. La senti questa voce? Chi canta? Tanto non capirai. Orgoglio Barese sull'altra radio. Tifosi del Bari, buongiorno e benvenuti a questa nuova puntata di Tanto non capirai. Buon martedì 21 febbraio e un saluto a tutti voi da Nicola Lucarelli. E allora, archiviata la bella vittoria contro la Ternana in casa Bari, ci si prepara al prossimo delicato impegno contro il lanciatissimo Benevento. Quest'oggi ci divideremo tra calcio giocato e le importanti notizie fornite ieri in conferenza stampa dal presidente Gian Caspro. Come sempre attendiamo i vostri pareri anche su questo argomento, ma non mancheranno anche oggi le notizie, i commenti e gli ospiti in collegamento. Bene, diamo subito il via a questa puntata, ma prima vado a salutare il nostro Luca Deleteris. Buongiorno Luca. Eccoci qua, buongiorno Nicola, un caro saluto a te e a tutti i tifosi del Bari. Linee aperte per i nostri tifosi e radioascoltatori, contattateci per dirci la vostra, per rispondere al nostro quesito odierno che riguarda il personaggio del momento. Non si parla che di lui, vale a dire Floro Flores. Quello che vi chiediamo è: Floro Flores, sempre più idolo della tifoseria biancorossa, qual è la qualità del centravanti napoletano che più apprezzate? Qualità ovviamente non solo tecnica, magari anche umana, caratteriale. Cosa vi piace di più del nuovo attaccante del Bari? Allora, se c'è un aspetto che fa ben sperare guardando il Bari di queste ultime giornate è il cambio di atteggiamento, una, se vogliamo, naturale presa d'atto del proprio potenziale. Un Bari votato di più all'attacco, che aggredisce in maniera più avanzata l'avversario, e questa è sicuramente una gradita novità, penso, per tutti i tifosi. Un cambio di tendenza che si era già avuto nel primo tempo di Cesena, con un Bari aggressivo che non dava spazi alla squadra romagnola. Vabbè, poi il Bari si è un po' perso nella ripresa, però contro la Ternana si è rivisto quell'atteggiamento offensivo che è durato però per tutto il match, e anche i cambi di Colantuono rispetto a quelli di Cesena sono andati in tal senso, quindi attaccanti e voglia di cercare il gol. D'altronde, disponendo del miglior reparto offensivo della B, perché credo che ormai su questo siamo tutti d'accordo, non si può che cercare di sfruttarlo al massimo. È vero, è un Bari che ha risolto le gare grazie a delle giocate dei singoli, ma io credo che si siano viste anche delle buone manovre, specie con gli inserimenti dei terzini, nella fattispecie di Isabelli. Poi è normale che, avendo giocatori come Brienza, Galano o Floro Flores, qualche giocata debba anche esserci. Se ricordate, nella puntata di venerdì disse appunto che la partita si sarebbe sbloccata grazie a una giocata di Galano o Brienza, così è stato, ma diciamo, è anche inevitabile avendo quel tipo di calciatore lì in avanti. Ora bisognerà vedere questo Bari contro una squadra come il Benevento, che sicuramente non farà barricate come la Ternana, sicuramente non giocherà di rimessa, ma giocherà, attaccherà il Bari, almeno questo è il copione che ci aspettiamo, e vedremo un pochino il Bari come sfrutterà questo potenziale. Magari si potrebbe anche variare tatticamente la squadra, magari inserendo un esterno in più. Io penso a Parigini, che magari in contropiede potrebbe essere letale per la difesa sannita. Luca, un po' di gioco secondo te iniziamo a vederlo o si vedono soltanto e soprattutto giocate dei singoli? Ma è chiaro, come dicevi tu, che quando hai questi calciatori possa capitare la giocata estemporanea del singolo, però secondo me nella gara contro il Cesena, ovviamente nel primo tempo, ma anche nella gara con la Ternana, soprattutto nei primi 20 minuti prima dell'espulsione del centrocampista della Ternana di Coppola, sicuramente dal punto di vista del gioco, della fluidità della manovra, c'è stata una crescita che secondo me dipende dalla presenza in campo di Bascia, ma anche dalla crescita del reparto mediano con Maciek sempre più protagonista, e anche Salzano che nonostante magari faccia più un lavoro oscuro rispetto agli altri compagni di reparto, ha un rendimento più elevato rispetto alle prime uscite, quindi il centrocampo è sicuramente il reparto che in questo momento sta dando qualcosa in più. E già Salzano, che come tutti quelli che sono arrivati, quasi tutti quelli che sono arrivati nel corso del mercato di gennaio, ha bisogno di giocare, e diciamo che il secondo tempo dell'ex calciatore del Crotone è stato incoraggiante, anche sfiorato un gol
diciamo, è stato bravissimo il portiere a bloccare il suo tap-in, però è un Salzano sicuramente in crescita, un calciatore che sicuramente ha più doti magari di incontrista, ci mette più, un calciatore che cerca più la quantità rispetto alla qualità, però un calciatore che potrebbe rivelarsi prezioso per questo Bari, e credo che insomma il Bari vada verso un centrocampo sempre più insomma, è sempre più certo ormai la scelta di Colantuono di puntare su Maček, Bascia e Salzano, un po' in ombra Fedele che ha avuto problemi fisici, però penso che al momento Colantuono punti su questo tipo di centrocampo. E ora cambiamo argomento, spazio a qualche notizia inerente sempre il Bari, anche se in maniera indiretta, perché nella giornata di ieri la tifoseria organizzata del Benevento ha diramato un comunicato che è stato, diciamo, subito commentato e ripreso dai veri siti e dal forum di orgogliobarese.it. Leggiamo qualche stralcio di questo comunicato della tifoseria organizzata sannita. È in atto l'organizzazione di una grande coreografia per il match di venerdì sera contro il Bari. È inutile nasconderci, questa squadra ha le qualità giuste per poter ottenere la promozione in Serie A, non è più un sogno, tutto questo è realtà, portate più bandiere possibili, tirate fuori la voce, dobbiamo rendere il nostro stadio una vera e propria bolgia. Contro il Bari servono 12.000 cuori che battono all'unisono perché c'è un primato da conquistare, basta parlare di salvezza, è un insulto a questa squadra. Luca, quindi ci sarà un bel clima venerdì a Benevento, molto probabilmente ci sarà tutto esaurito, coreografia, beh, speriamo, sai, quando c'è troppo entusiasmo magari si può giocare qualche brutto scherzo. Bah, questa è sicuramente una gara molto, molto complessa, perché il Benevento è una squadra che in casa non perde da diverso tempo, leggevo che non perde da più di un anno tra le mura amiche. Sì, anche qualcosa in più, ecco. Quindi è sicuramente una gara che andrà affrontata con la mentalità giusta, come diciamo ieri. Il Bari non deve pensare a difendere, ma questo spirito offensivo che abbiamo visto nelle ultime gare dovrà continuare a vedersi anche nella gara contro il Benevento, visto che anche dagli altri campi arrivano notizie positive, come il pareggio di ieri tra Verona e Spal, e soprattutto nel prossimo turno ci sono delle sfide delicate, molti incroci tra squadre in zona playoff, quindi bisognerà sicuramente cercare di fare risultato per approfittare di questi incroci che sono in programma per la prossima giornata. Già, non parliamo di gara decisiva contro il Benevento, però ragazzi, è indubbio che una vittoria del Bari cambierebbe non solo la nostra stagione, ma penso tutto quello che sta accadendo ai vertici del campionato. Quindi io penso che, Luca, anche un pareggio servirebbe a poco, magari sì, si resterebbe lì in zona playoff, sì, si seguirebbe, diciamo, la scia, però per quanto svoltare, riguarda l'obiettivo playoff, chiaramente per il quinto posto un pareggio potrebbe anche starci. Se invece l'obiettivo è quello di ambire a qualcosa in più, è chiaro che serviranno i tre punti, perché chiaramente gli scontri diretti diventano fondamentali rispetto alle altre gare. E allora trasferiamoci sul forum dei tifosi del Bari, su orgogliobarese.it, perché stanno facendo notevolmente discutere le foto che abbiamo pubblicato, ne abbiamo parlato ieri con Leonardo Gaudio, foto che riguardano la discarica esistente all'interno del San Nicola. Abbiamo cercato di interpellare anche l'amministrazione comunale, però per il momento tutto tace. Leggiamo qualche commento dei nostri utenti, perché ci sono delle osservazioni importanti e interessanti da leggere. C'è l'utente Sopron che dice: ricordo che l'assessore Petruzzelli promise un intervento tempestivo di Amio, ma evidentemente così non è stato. L'utente Daro Bros dice: scommetto che i responsabili di questo sfacelo non si sapranno mai, sempre più convinto che il San Nicola andrebbe raso al suolo. Però purtroppo, o per fortuna, dipende dai punti di vista, questo non si può fare perché c'è un vincolo architettonico sul San Nicola che non può essere di conseguenza abbattuto. L'utente Acustica 65 dice: ha avuto modo di visitare le viscere del San Nicola per alcuni eventi nel 2001, nel 2007 e nel 2009, e vi posso assicurare che era una discarica già allora. Ovviamente non è una discarica, non si fa da un giorno all'altro, e sono responsabilità che
scusate, vanno indietro negli anni. Mentre l'utente Geronimo Stinto dice: io non mi meraviglio di questo schifo, perché basta vedere già quello che avviene nei parcheggi fuori dallo stadio. Sabato addirittura nel parcheggio della curva sud mancava un tombino, e se fosse passato qualche bambino, insomma, sarebbe successo qualcosa di poco piacevole, e il pozzo era abbastanza profondo, quindi anche questo un pericolo, niente male. Noi, più che esternare questi problemi, sapendo che l'amministrazione comunale comunque ci ascolta, non possiamo fare, sicuramente bisognerebbe dare un segnale in tal senso, perché va bene la discarica, però questo genere di problemi, con addirittura un tombino aperto, con tanta gente che si reca allo stadio, anche bambini e famiglie, sicuramente non è un bel segnale. Bene, noi ci fermiamo per qualche istante, ma torniamo subito. I Good, gli specialisti del surgelato. Nei nostri punti vendita troverete sempre prodotti surgelati di prima scelta, ittici, preparati di pesce, verdure, prodotti panati, prodotti da forno, prima colazione, oltre a una vasta gamma di salumi e formaggi e di prodotti senza glutine delle migliori marche. Perché I Good non è solo surgelati. Richiedi gratuitamente la I Good Fidelity Card presso i nostri punti vendita per accedere a sconti e promozioni. I Good Surgelati accetta buoni ASL per celiaci. Seguiteci su Facebook per restare sempre aggiornati su tutte le nostre promozioni e scoprire nuove ricette. Trova il punto vendita più vicino su www.igoodsurgelati.it. I Good Surgelati, i buoni siamo noi. L'altra radio, bella da ascoltare. Bene, rieccoci. Ricordo il quesito odierno: Floro Flores, sempre più idolo della tifoseria biancorossa, qual è la qualità del centravanti napoletano che più apprezzate? Sono già giunti diversi messaggi, ne leggiamo qualcuno. Floro è l'attaccante che mancava da anni al Bari, con quel pizzico di egoismo nel cercare il tiro. Negli anni passati volevamo entrare in porta con il pallone. Questo lo scrive Rocco dal quartiere San Paolo. Salutiamo tutti gli amici che ci seguono dal San Paolo. Un altro messaggio: è un attaccante che assomiglia molto a Protti, un attaccante completo, l'unico difetto, deve passare di più il pallone quando vede un suo compagno libero. Un altro messaggio: un giocatore completo che sotto porta è unico come pochi, mi sembra un uomo schietto che fa spogliatoio. Questo lo scrive Boris. Poi Alessandro: verrò avere qualche notizia, si può avere qualche notizia sul centro sportivo che il presidente ha descritto ieri? Ne parliamo tra pochissimo. Poi c'è chi ci scrive se ci sono allenamenti. Sì, oggi ci sono gli allenamenti. Appunto, a proposito di centro sportivo, ma anche di tanto altro, tra poco ne parleremo. Ma prima c'è un amico in linea. Ciao, benvenuto a Tanto Lo Capirai. Ci sei? Pronto? Sì, vai. Buongiorno. Allora, vorrei dire una cosa sulla partita di domenica. Sono Michele da Bari, comunque. Vai, Michele. Cioè, praticamente, se dovesse vincere il Bari domenica, oltre ai 3 punti che farebbero molto comodo, ma la squadra acquisirebbe molto più sicurezza di se stessa, perché andare a vincere a Benevento non è semplice. Sì. E poi un'altra cosa sullo stadio: ma perché non rimettere in gioco il vecchio stadio delle Vittorie? Va bene, grazie Michele, buona giornata a te. Su della Vittoria c'è tutto un discorso da fare. Sorge in una zona particolare di Bari, bisognerebbe rifarlo non solo da zero, ma bisognerebbe metterlo a norma. Forse costerebbe di più che riaggiustare il San Nicolo, probabilmente. Quindi, insomma, io penso che il della Vittoria sia un discorso purtroppo chiuso. E allora, l'abbiamo detto poco fa, ieri conferenza stampa del presidente Gian Caspolo, che ha voluto parlare della nuova iniziativa della FC Bari che riguarda i ragazzi del settore giovanile che si alleneranno negli impianti di Bitetto e Grumo. Ma il presidente ha anche annunciato un'importantissima e, se vogliamo, anche storica novità che riguarderà il Bari. Ascoltiamo le sue parole. Tanto non capirai. Quindi abbiamo 22 tecnici in queste squadre giovanili, abbiamo 14 dirigenti, uno staff medico presente con fisioterapisti, siamo intorno a una ventina tra medici e fisioterapisti dedicati ai giovanili, e sto facendo altro a livello di investimenti, sto programmando una serie di investimenti a prescindere da quello che sarà il futuro di questa struttura. Ho già in mente entro la fine di questa stagione sportiva, quindi entro l'estate avvierò degli investimenti per il nostro centro sportivo, un centro sportivo di FC Bari che accolga
questi 200, spero anche qualcuno in più, scelte tecniche permettendo di un'unica struttura adeguata con la propria foresteria. Tenete conto, oggi abbiamo 16 ragazzi, durante fino a Natale eravamo una ventina ragazzi di fuori territorio che ospitavamo, abbiamo ospitato, adesso sono 16, in un convitto Campus X in questo momento, comunque fuori da un controllo visivo diretto. Quindi ringrazio anche il signor Colta per aver seguito anche questa fase di monitoraggio. Io conto molto sull'efficacia di un investimento che porti tutti questi giovani, quindi chi sia di fuori, ossia dalla zona, è una sorta di college, anche in chiave anglosassone o statunitense. Quindi il centro sportivo ho un paio, due o tre soluzioni dove avviare questo investimento, quindi penso che nel giro di un paio di mesi riuscirò, diciamo entro aprile, riuscirò a darvi delle indicazioni più precise. Però questo è un investimento che ritengo necessario per evitare che poi rimangano le solite belle parole, le giovanili sono importanti, pensiamo, facciamo, però penso che sia arrivato il momento di investire realmente in una struttura del genere. A me non interessa fare polemica con qualcuno, mi interessa il bene di FC Bari e allargare realmente gli interessi anche fuori dalla città. La città di Bari possiede quest'opera maestosa che ha fatto il suo tempo. Deciderà al momento giusto, non a caso ho detto che il discorso del centro sportivo avrà un tempo di gestazione di un paio di mesi. Il centro sportivo potrebbe essere realizzato in un comune limitrofo o nei pressi, qui dipende da quello che succederà a livello di strategia anche col comune. Io sabato ho iniziato a temere che se fosse venuta prima la pioggia c'era la prima fila tribù autorità che avrebbe dovuto spostarsi, e c'era un business day, avevo messo lì potenziali partner di business che avrei sicuramente messo in difficoltà, per dirne una, no? Quindi sicuramente è una situazione complessa che ha bisogno di un approccio meditato. Non voglio andare via, non è il mio interesse e penso che non sia il mio interesse dei baresi, tifosi, giocatori e cittadini che poi contribuiscono alle casse della città di Bari. Guardi, io ho visto alcuni centri sportivi italiani che mi sembrano possano essere, non dico clonati, ma la filosofia di fondo anche architettonica può essere adeguata nella nostra idea di centro sportivo. Non ritengo sia un investimento da far abbrividire rispetto a quelli che sono poi, ripeto, le risorse anche messe a disposizione dal centro sportivo. Penso si possa anche attivare qualche incentivo a livello regionale, però quello che mi preme è un investimento necessario proprio per dare seguito a quella preoccupazione bonus pater familias che io ho da quando ho approcciato realmente questo mondo dei giovani. Guardi, il centro sportivo sicuramente avrà, quando realizzato, avrà una presenza della prima squadra, questa proprio perché rientra nel piano di avvicinamento, l'obiettivo rende visibile quello che è l'obiettivo dei giovani, vedere il campione, quindi tra una squadra e il centro sportivo importante. Io sto parlando di investimenti. Gli investimenti ovviamente vanno calibrati rispetto a quella che è una struttura del proprio bilancio, della propria struttura. Io penso che questa società si è rafforzata patrimonialmente, abbiamo irrobustito il nostro patrimonio calciatori acquistando dei giocatori in proprietà, riducendo al minimo le fuoriuscite in termini di costi,
che quindi devono poi le perdite da coprire. Io mi auguro che i risultati sportivi che iniziamo a vedere continuino, a parte per la voglia di tutti di vedere la squadra vincere, ma perché questo robustisce il valore del nostro patrimonio calciatore. L'altra radio, bella da ascoltare. E queste le parole del presidente Giancaspro. Intanto una rettifica: il Bari si allenerà nei comuni di Bitetto e Adelfia e non Grumo, perdonatemi per l'errore. Tante cose importanti dette da Giancaspro, questa idea di creare per i giovani del settore giovanile una sorta di college, cioè di un centro che non sia solo per lo sport ma anche per altro. Poi la notizia importante del centro sportivo che dovrebbe sorgere comunque nella provincia di Bari, e quindi sicuramente una svolta storica per Bari, perché in tanti anni Matarrese, pur essendo degli imprenditori insomma che avevano le potenzialità per farlo, non hanno mai creato un centro sportivo. Ci sta pensando Giancaspro, sembra molto deciso e intenzionato ad andare più in fretta alla fine del campionato, quindi una notizia sicuramente importantissima che darebbe un certo lustro anche al Bari. Ma un'altra notizia importante che è passata quasi in secondo piano è questi eventi che sta organizzando il Bari, questi business day. Che cosa sono? In pratica ogni qualvolta il Bari giocherà in casa ci saranno degli investitori, dei potenziali investitori che verranno invitati negli skybox del San Nicola, nei nuovi skybox, per degustare alcuni prodotti tipici e non solo, e magari non si sa mai, cogliere l'opportunità per parlare anche di altro. È successo nell'ultima partita contro la Ternana, c'erano degli investitori, degli uomini d'affari giapponesi, e quindi questo sicuramente un altro aspetto che magari è passato in secondo piano, ma sicuramente molto molto importante. Prima di andare avanti, tornando a Benevento Bari, fino ad ora sono 500 i biglietti venduti, ma da alcune indiscrezioni pare siano molti di più, dovrebbero essere circa 800 italiani venduti per la partita di Benevento. Giancaspro, che a margine della conferenza stampa che abbiamo appena ascoltato, si è anche soffermato sul calcio giocato e sul campionato. Giancaspro, che ha detto: io sogno sempre, mi piacerebbe avere quanto prima una società altamente visibile a livello nazionale, al momento lo siamo già a livello di abbonati. Se mi aspettavo questo avvio di Floro Flores e Galano, francamente sì, nonostante la mia non notevole esperienza. A volte la forza della mentalità è importante. Per quanto riguarda la partita di Benevento, siamo ancora in fase di rodaggio, pur avendo qualità. Su Benevento ha detto tutto Colantuono, il campionato si deciderà ad aprile. Sicuramente quello di venerdì sarà un test importante. Idee chiare infine del presidente sugli obiettivi raggiungibili con il nuovo organico. Con questa rosa credo che non si possa andare al di sotto del quinto posto, specie se tutto va come dovrebbe. La roulette dei playoff può tuttavia bruciare chiunque, spero di arrivarci pronto. Quindi un presidente che alza l'asticella e quindi pone come obiettivo del Bari almeno il quinto posto, sicuramente un segnale importante per tutta la piazza. Bene, per noi piccolo break, ma torniamo tra un minuto. Molto più di una semplice autocarrozzeria, Fratelli Alberga è un vero punto di riferimento, dinamico e polifunzionale, con una vasta gamma di interventi per risolvere con tempestività e precisione tutte le necessità in fatto di carrozzeria e autoriparazione, meccanica leggera, elettrauto, revisione auto, soccorso stradale, igienizzazione abitativa, verniciatura, e specializzati nella riparazione di vetture grandinate. Gestione sinistri con consulenza e disbrigo pratiche, convenzionati con le maggiori compagnie assicuratrici, preventivi dettagliati e gratuiti relativamente al servizio richiesto, con tutte le voci di costo, inclusi pezzi di ricambio e manodopera. L'autocarrozzeria dei Fratelli Alberga non è solo officina, ma anche rivendita di auto nuove ed usate, e ti offre consulenza per l'acquisto di un'auto, sia nuova che usata, a prezzi competitivi e servizio chiavi in mano. Autocarrozzeria Fratelli Alberga, autorizzata Fiat, a Binetto, via Macchia del Bosco. Telefono 080 62 20 14. L'altra radio, bella da ascoltare. Bene, ed eccoci, intanto giungono tanti messaggi. Buongiorno ragazzi, noi a Benevento saremo in 1000, ma inciteremo i nostri come fossimo in 10.000. Questo lo scrive Nino da Bari. Poi c'è un radioascoltatore che non si firma, che ci manda delle foto relative alla tribuna est, scrivendo: in tribuna est non è cambiato niente, seggiolini saltati. Ci sono appunto delle foto dei seggiolini saltati, ma questo purtroppo è un qualcosa che va avanti da parecchi anni, là bisognerebbe rifare tutti i settori.
Bene, ora spazio all'approfondimento per parlare del momento dei biancorossi, ma anche di tutti gli altri argomenti di strettissima attualità. Ci affidiamo alla competenza dell'ex tecnico del Bari, Lello Scianimanico. Buongiorno Lello e benvenuto qui a Tanto Lo Capirai. Buona giornata a tutti i radioascoltatori. Allora mister, partiamo da quanto accaduto sabato contro la Ternana. È stato un Bari convincente? È un Bari diverso, un Bari che già nel proprio organico dei giocatori importanti che in qualsiasi momento possono risolvere la partita. Ecco, l'innesto di Floro Flores e Galano ha dato questa vivacità, una squadra che era Brienza dipendente, invece adesso c'ha più frecce da tirare, insomma. Bari che ha messo in mostra appunto i suoi tre tenori dell'attacco, come sono stati ribattezzati dai tifosi, appunto Floro Flores, Brienza e Galano. È d'accordo sul fatto che il reparto avanzato del Bari sia il più forte e completo della Serie B? Ma come reparto sicuramente, e poi anche come squadra credo che non abbia niente a questo punto da invidiare a nessuna squadra della Serie B. Se fosse partita all'inizio di campionato con questo organico sicuramente sarebbe nelle prime tre posizioni almeno di classifica. L'unico problema è forse i due centrali, il reparto difensivo mi lascia ancora un po' dubbioso, anche se è migliorato molto dalla freschezza atletica dei Capradossa e Tonucci. Mister, come vede invece il centrocampo del Bari? Attualmente Colantuono pare volersi affidare a questi tre, a Salzano, Bascia e la sorpresa Macek. È più mobile, prima era un po' più statico, un centrocampo in questo campionato c'è da correre molto, il ragazzo sta dimostrando che pure essendo la prima esperienza ha portato molta freschezza al centrocampo e quindi quello che io ho sempre detto, che la squadra andava un po' ringiovanita, è stato fatto e i giocatori più esperti stanno in dei ruoli molto importanti e delicati, o fai la differenza a una certa età oppure è meglio giocare con qualche giovane. Mister, lei vede dei miglioramenti sotto l'aspetto del gioco oppure è un Bari che si affida solo alle giocate dei singoli? Fino a questo momento un grande miglioramento non, sì, si è migliorati ma quando c'è stato il cambio, il fatto di aver cambiato modulo secondo me ha dato più stabilità soprattutto nella fase difensiva, però voglio dire non siamo ancora a livelli che questa squadra può fare, diciamo, cioè bisogna ancora un po' di tempo per vedere il vero Bari. Mister, lei appunto da allenatore come schiererebbe il Bari lì in avanti, avendo tutto quel ben di Dio, però ovviamente poi se giocano alcuni gli altri restano fuori, secondo lei il Bari su quale tridente, su quale reparto offensivo dovrebbe puntare? Beh, io fino a quando Brienza e Galano giocano a quei livelli lì è difficile insomma cambiare il trio d'attacco, però io credo che col tempo sia Maniero che Rajic prenderanno il posto di uno dei due, uno tra Brienza e Galano qualche volta cederà il posto a un altro attaccante puro. E ora sfida al Benevento, partita che svelerà di che pasta è fatto davvero questo Bari. Firmerebbe per un pari? Ma io credo di sì, non perdere a Benevento sarebbe già una cosa molto importante, perché vai a giocare contro una delle mezze sorprese, perché io non riterrei proprio una sorpresona il Benevento, perché in estate ha fatto una campagna acquisti abbastanza notevole, però nessuno si aspettava un campionato del genere, e quindi non perdere a Benevento magari con una prestazione dignitosa sarebbe dare continuità di risultati e di gioco a questa squadra in un campionato così lungo come quello della Serie B sarebbe una cosa importante. Vi ricordo che siamo in diretta con l'ex tecnico del Bari, Lello Scianimanico. Mister, veniamo alla notizia data ieri dal presidente Gian Caspro, abbiamo ascoltato poco fa la conferenza stampa, presto il Bari avrà un centro sportivo, mentre per il momento le squadre del settore giovanile si alleneranno in provincia.
Lei, che è stato parte integrante e vincente del settore giovanile del Bari, come valuta questa scelta e questa decisione di Giancaspro? Sarebbe finalmente una cosa veramente molto molto importante. Si è sempre detto che si sarebbe potuto fare un centro sportivo già ai tempi di Matarrese, non è mai stato fatto. E quindi darebbe una casa, diciamo, a tutti questi giovani del settore giovanile, che è una cosa secondo me molto importante per una società di calcio in questo momento. È logico che poi bisognerà anche puntare sul materiale umano, che è molto importante nelle scelte degli allenatori e di tutto lo staff che aiuterà questa società a crescere sempre di più. E senza un centro sportivo diventerebbe tutto molto più complicato. Mister, a proposito di giovani, quello che le chiedo: come mai un giovane come Maček, che arriva dalla primavera della Juve, prima stagione tra i professionisti, si ambienta subito, gioca, se vogliamo, anche bene, mentre poi un prodotto della primavera di Bari come Castrovilli delude un po' le attese, perché col Bari non ha fatto bene quest'anno e viene ceduto alla Fiorentina? Un controsenso o tutto ha una logica? Diciamo che Maček non è cresciuto nel settore giovanile della Juve, è stato comprato dalla Cecoslovacchia, dall'ex Cecoslovacchia, insomma, e quindi è stato preso uno dei giovani più promettenti di questa nazione, quindi è stato pagato anche abbastanza bene, voglio dire, quindi è una cosa diversa. Diciamo che forse sono più preparati anche questi giocatori a poter fare i titolari in una società e una squadra importante come il Bari. Perfetto, Maček che ovviamente è in forte crescita. Mister, ultimissima battuta: come ha visto Maniero nell'ultima partita? È subentrato, non giocava da un bel po'. Secondo lei sta migliorando un po' anche la sua condizione fisica, oppure lo vede sempre un po', insomma, abbastanza imballato? Ma guarda che quest'anno Maniero non ha questa difficoltà dal punto di vista fisico, perché è partito già con la preparazione, al contrario dell'anno scorso, ma qualche infortunio di troppo l'ha bloccato. Avendo un fisico un po' diverso magari da tutti gli altri, gli ha creato tanti problemi. Però io credo che nel momento, in un campionato così lungo, sarà molto utile anche Maniero a questa squadra, perché non è che ti puoi soffermare solo sugli stessi, sempre gli 11 che giocano. Hai bisogno dei ricambi, e anche durante la partita un'entrata di Maniero potrebbe anche condizionare la partita. E speriamo, perché comunque è un patrimonio del Bari, un attaccante che ha fatto bene, va sicuramente recuperato. Perfetto, io ringrazio l'ex tecnico del Bari Lello Cianimanico per essere intervenuto ai nostri microfoni. Mister, grazie mille e buona giornata. Buona giornata a tutti. Bene, salutiamo il mister Cianimanico, andiamo avanti, leggiamo qualche altro messaggio, ne sono giunti tantissimi in redazione. Allora, con Colantuono si fanno faville, questo lo scrive Christian. Poi c'è Francesco: buongiorno, quello che mi piace di Giancaspro, oltre agli enormi sforzi economici fatti, è uno che parla molto chiaramente, con semplicità e sembra anche con sincerità. Un altro messaggio, intanto sento un fastidioso ritorno. Buongiorno a tutti, quello che mi piace di Floro Flores è l'entusiasmo, lo stesso di Brienza, giocatori che in Serie A hanno dato tutto quasi, e poi ci sono quei mezzi giocatori che a 25 anni non hanno più la fame senza aver vinto nulla. Luca, chiaro riferimento a? A un ex, al Giuseppe De Luca, perché diciamo che quella conferenza stampa non ha fatto bene a lui e a tutto l'ambiente. Diciamo che lì si è rotto definitivamente qualcosa che già quest'anno stava avendo difficoltà a crearsi, perché il rapporto tra De Luca e la tifoseria del Bari quest'anno probabilmente non è mai decollato, visto lo scarso rendimento del calciatore. Intanto non l'ho visto con i miei occhi, però molti tifosi mi stanno riferendo di un Fedato che sta facendo bene a Carpi. Io ripeto, non l'ho visto perché ovviamente guardo il Bari, non il Carpi, però mi dicono che Fedato stia facendo bene
con il Carpi. Bene, prima di chiudere una rapida occhiata a qualche giornale, partiamo dalla Gazzetta del Mezzogiorno. Progetto Giovani, scatta il gemellaggio, poi Gian Caspro, ora carte scoperte, Bari vale almeno il quinto posto, mi sto divertendo, sorpreso da Floro Flores, Galano una conferma. Poi un articolo, un editoriale di Gigi Frisini, quando cominciò l'era targata Catuzzi e sbocciò la primavera dei miracoli, quindi focus su quel Bari che tanto fece divertire la piazza biancorossa. E poi per quanto riguarda la sfida di Benevento, in 1000 da Bari, quindi dovrebbero essere 1000 i tifosi che raggiungeranno la città campana. E poi c'è un'intervista sempre di Davide Lattanzi a Palazzi, il calcio non perda la sua magia, penso positivo, Bari e Lecce sono riusciti a reagire senza perdere ambizione. Ovviamente si parla di calcio scommesse e di quello che è successo con l'ex procuratore federale, ricorderete, in prima linea in quegli anni lì, sicuramente un anno degli anni non positivi per la piazza di Bari ma per tutto il calcio italiano. Cambiamo giornale, Corriere dello Sport, Gian Caspro, ecco il mio Bari, ora avanti così, il presidente carica, la mentalità è giusta, a Benevento senza paura, noi siamo pronti e speriamo che il Bari possa veramente svoltare in questo campionato. Bene, veramente tutto, io vi ringrazio per essere stati con noi, saluto e ringrazio Luca Deleteris, ciao Luca, domani. A domani, buona giornata Nicola, a te e a tutti i nostri radioascoltatori. Ringrazio Fabio Scorcia in regia e tutti voi per averci seguito, tanto non capirai, torna domani, forza Bari e ciao, da Nicola Lucarelli.